Anonima Sequestra è uno spettacolo sull'identità. Abbiamo due ragazzi di 30 anni che partecipano a provini su film e fiction sulla Sardegna. Ossessionati dal ruolo del bandito sardo, incominciano a interpretarlo anche nella vita vera, organizzando sequestri di persona su commissione, finti crimini e finte scorribande. I due a un certo punto si immergono talmente tanto nel ruolo che cominciano a mettere sotto scacco la propria vita. In tutto questo c'è un regista, interpretato da me, che cerca di organizzare un film sulla Sardegna, ossessionato dall'idea di dover raccontare qualcosa sulla sua terra. Sequestrato e bandito per noi diventa un solo ruolo. Noi siamo in contemporanea in questo spettacolo, sia sequestrati che banditi, perché ci autosequestriamo, succubi di un'identità o del ricordo di un'identità sarda che ormai non ci appartiene più. Dal punto di vista biografico, la mia generazione ha un distacco molto forte rispetto alla lingua, agli usi, ai costumi, e deve fare un lavoro di studio per poterla recuperare. A me interessava cercare di analizzare questa via di mezzo, questo limbo di un'identità così presente, così definita, così forte, che però va studiata per poter essere appresa e incarnata. L'isola è la nostra scenografia, due tavoli da provino attorno ai quali avviene tutta l'azione. I nostri personaggi cambiano ruolo e identità più volte intorno al tavolo. Anche gli spazi cambiano da una parte all'altra del tavolo. E per noi il tavolo rappresenta questa insularità che costringe i nostri personaggi a restare dentro i propri ruoli.